Buonasera a tutti, vi pregherei di sedere. Di solito parlo a braccio, però questa volta ho cose importanti da dirvi e pochissimo tempo, per cui mi sono presa degli appunti per paura di dimenticare qualcosa. Innanzitutto i soliti dovuti ringraziamenti a Elisa Rebellato, la bravissima direttrice dell'Archiginnasio, e al suo magico staff per l'ospitalità veramente amicale e affettuosa che sempre ci riservano. Poi desidero ringraziare anche la Chiesa di Bologna e Lucoi, non solo per essere qui nelle persone dei massimi rappresentanti, ma anche per aver voluto condividere con noi questo importantissimo evento. E sono molto felice poi della presenza di Lorenzo Cremonesi, intanto perché i monoteismi sono tre, e lui è certamente un grande, imparziale esperto di Israele e Medio Oriente, ma poi anche per una ragione personale, perché è l'autore talentuoso e profondo di questo libro. Mi direte, il titolo Guerra Infinita non è molto accattivante, eppure per la copertina, beh, forse si sarebbe potuto fare di meglio, ma vi assicuro che l'interno è meraviglioso. Ci sono i suoi ricordi, ma interroga anche la memoria di ciascuno di noi. Parla di quello che si dovrebbe sempre ricordare e di quello che invece sarebbe meglio forse dimenticare. E senza voler spoilerare troppo, alla fine risulta un grande affresco del tempo che stiamo vivendo e un prezioso manifesto contro la guerra e la sua insensatezza. Dentro, pensate, ci sono, cioè in nuce, ci sta già quello che sta succedendo ora, in questi orrendi 7 mesi che stiamo vivendo. Me ne sono accorta rileggendolo ora per la terza volta e sempre trovandovi nuove preziosità che non avevo scoperto nelle precedenti letture. Sono convinta che se lo leggessi altre 10 volte, sempre qualcosa di nuovo ci troverei. Oddio, un paio d'anni fa, quando mi sono invaghita per la prima volta di questo libro, se avessi saputo il pasticcio in cui mi stavo per infilare, forse gliel'avrei data su dal primo momento. Vi risparmio i particolari, vi svelo però un retroscena. Già a metà lettura il nome immediato che mi è venuto in mente come presentatore perfetto è stato quello di Ignazio, del qui presente Ignazio Di Francesco. E però capirete bene, l'uno che si fa per dire pascolava a Ramallah, l'altro che saltabaccava tra Bakhmut, Kiev, Odessa e altri luoghi dei nomi impronunciabili, beh, un'impresa superiore alle mie forze. E ci ho provato pure con Monsignor Zuppi, ma anche lì mi è andata a buca. E niente, il libro l'ho presentato, è stato il peggior flop di tutta la mia carriera e quindi la cosa mi è rimasta un po' qui nel gozzo, come un qualcosa di incompiuto. E allora poi
oltretutto non ho avuto alcuna collaborazione da parte dell'editore. Giuseppe Pontigia 25 anni fa mi disse: gli editori oramai sono fabbriche di biscotti, pensano a vendere la confezione e non si preoccupano del contenuto. In questi 25 anni non è migliorata la situazione. Questo in particolare non è stato neanche capace di spedire i libri come io li chiedevo. Però io rimanevo del parere che queste persone dovessero incontrarsi. Così quando Ignazio mi ha proposto questo suo bellissimo libro, molto utile e veramente proficuo, e che tutti dovrebbero leggere per vedere che uno scontro di civiltà, beh, è una cosa ridicola, tutto sommato, sono saltata ratta come il fulmine sul vagone. In fondo, devo dire, ce l'hanno insegnato fin dalle elementari che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto alla fine non cambia. Lorenzo Cremonesi. Si sente? Sì. Come al solito Luisa mi spiazza completamente, siamo venuti non per parlare del mio libro, ma per parlare del libro di Ignazio di Francesco, Etica Islamica. E comunque si sente male? Pronto? E quindi sono un po' confuso, scusatemi, se oggi avessi avuto una crisi di self-confidence, di autostima, oggi ho avuto un'iniezione invece contraria, quindi grazie Luisa. Ma invece, prima di tutto, io sono un po' fuori posto, perché questo è un libro serissimo di filosofia, teologia, sociologia, di profonda conoscenza della lingua araba, dell'Islam, e io sono uno scribacchino giornalista che naviga per quei territori in modo molto superficiale sui fatti e certamente non sui libri o comunque non su questo tipo di libri. Però ringrazio per Luisa e ringrazio la biblioteca per questa opportunità, perché davvero la presenza dell'autore, del cardinale Zuppi e di Yassin Lafran, quindi una voce del mondo islamico, in un momento in cui davvero c'è bisogno di dialogo, perché con tutto quello che ci sta capitando attorno, io vengo adesso fresco da un convegno all'Università di Padova con Marco Mondini sui pericoli per l'Europa, come lo scenario che ci sta attorno negli ultimi, veramente in un arco di 2 o 3 anni è precipitato. Stiamo parlando, ieri Putin parlava di guerra atomica, di esercitazioni con ordigni nucleari tattici ai confini dell'Europa dell'Est, si stanno scarnificando in Ucraina, senza dimenticare in queste ore Gaza, sta succedendo qualcosa di terrificante, gli israeliani stanno chiudendo tutta la parte meridionale verso il confine con l'Egitto, l'invasione poi è un eufemismo, l'entrata dei carri armati in questo luogo che io conosco come le mie tasche, sovrappopolato con 2 milioni di persone, vuol dire ancora migliaia, decine di migliaia di morti, e questo non aiuterà nessuno, non aiuterà proprio nessuno. Quindi benvenga, tra l'altro io come reporter ho seguito, scusate uso l'io perché così è, perché sono stato su questi scenari per 40 anni e ho seguito la crescita dell'Islam politico, la grande speranza iniziale delle primavere arabe, il precipitare delle stesse, la crescita del fondamentalismo dalle Torri Gemelle in su, e quindi naturalmente ISIS, il califfato, e quindi naturalmente poi quello che è arrivato da noi, no? Quindi gli attacchi in Europa, questa criminalizzazione dell'altro, dell'Islam, del non dialogo, l'idea che ogni arabo fosse un potenziale terrorista, e che era un po' nelle corde degli estremisti, perché
come dice il vecchio teorema, gli opposti estremismi si aiutano, si alimentano a vicenda. Però non voglio portare assolutamente via lo spazio a personaggi che hanno un calibro e un peso infinitamente superiore al mio. Però mi piacerebbe partire con una domanda all'autore. Perché leggendo questo libro, poi verrò corretto e ripreso, ma che cosa appare un po', Ignazio? Che a differenza del cristianesimo, l'Islam faccia un po' fatica a fare i conti con la modernità. Cioè, negli ultimi capitoli, tutta questa questione sulla sessualità, sulla figura della donna, sui diritti degli LGBT, c'è questo Islam che fatica a fare i conti con la modernità, che ricorda, leggendo un po' le pagine del tuo libro, tutti i pensatori che tu citi, alcuni li conosco. Ancora più vicino, così? Ah, scusate, parlo un po' più forte. Tutti questi pensatori che si confrontano ricordano un po', se posso fare un parallelo, con la chiesa di Pio IX. La chiesa di Pio IX che si trovava di fronte il grande dilemma dei nazionalismi, del disincantamento del mondo, della laicità, in termini molto, molto semplici, e non riusciva a fare i conti, non riusciva a tenere il passo con la realtà. E adesso arrivo alla domanda. Tu citi naturalmente tutti questi ultimi episodi, sono presenti nel libro, le Torri Gemelle, l'attentato a Salman Rushdie. Tra l'altro Salman Rushdie è uscito con un nuovo libro sulla sua vicenda, l'attentato che quasi gli avrebbe tolto la vita dopo la fatwa che era stata pronunciata nei suoi confronti, attaccato nell'agosto 2022, Charlie Hebdo, gli attentati che abbiamo vissuto in Europa. E questo Islam che fa fatica a fare i conti con la realtà, con la laicità, con il mondo moderno, però si scontra con una realtà che io vedo tutti i giorni. E tra l'altro mi ero portato a Beirut il tuo libro. Adesso mi hanno chiamato quando c'è stata la crisi con l'Iran, e uno dei venerdì sono andato nei campi palestinesi di Sabra e Shatila, famosi campi dei massacri del 1982, vi ricordate? Vedo persone che hanno una certa età e probabilmente Sabra e Shatila è una memoria. Le moschee erano piene. Anche lì, come lo sono le moschee erano piene, le moschee sono piene di giovani, le moschee sono vive, c'è una fede viva. Lo trovavo a Gaza quando ci andavo, lo trovo dovunque, a Kabul, in Tunisia, in Libia, nel pieno della guerra civile, entrambe le parti, sia dei gaddafiani sia delle catibe, come venivano chiamate, delle milizie della rivoluzione, il venerdì si fermavano. Ramadan, che pure è un mese difficile, è un mese complesso, è un mese che richiede al fedele un enorme sforzo, no? L'astensione al cibo e all'acqua, pensate, durante l'estate, eppure rispettato. Io mi ricordo ancora un Ramadan in Iraq, anzi era durante l'Ashura sciita, che venne ripreso perché aveva un chewing gum in bocca, e anche il chewing gum, viene uno, tu non puoi avere il chewing gum. Cioè questa profonda fede sentita, partecipata, rituale che come dire, che è esteriorità ma anche che è interiorità. Allora io mi chiedo, è una domanda che ti pongo, no? Tu che hai letto, che hai studiato tutti questi autori contemporanei, come spieghi che da un certo punto di vista, un punto di vista teologico, dottrinale, un Islam che fatica a fare i conti con l'emancipazione della donna, che comunque arriva, che comunque c'è in tutto il mondo, no? E quindi anche nel mondo islamico, che fatica a fare i conti con questa modernità incipiente, poi con internet, con la globalizzazione, e invece le moschee piene di giovani, cose che le nostre chiese non hanno più. Non le hanno, questa è una realtà ormai da decenni.
Come spieghi questa apparente contraddizione? Grazie Lorenzo, grazie a Don Matteo, Cardinale Arcivescovo di Bologna, Presidente della CEI, grazie a Yassine Laframe, Presidente de Lucoi, a tutti voi che siete venuti stasera. Allora, io risponderei così, gli avevo chiesto prima, avevo detto Lorenzo, ma che domanda mi vuoi fare? No, un giornalista non dice mai la domanda, quindi deve essere a sorpresa. Quindi reagisco a caldo. Risponderei con una domanda che ha due parti, no? La difficoltà a relazionarsi con la modernità e dall'altra parte invece la grande attrazione che la religione ancora ha proprio sui giovani, che sarebbero quelli, diciamo, la generazione della modernità. Io risponderei anzitutto con una domanda, la risposta con una domanda che ognuno di voi si può fare: che cos'è la religione? Che cos'è la religione? Non so, butto lì, se qualcuno una parola, che cos'è la religione? Il poi altre cose? È un procedimento socratico. Cos'è? Quindi la religione, noi possiamo dire tante cose, per esempio un sistema dottrinale, dei dogmi di fede, dei riti, no? Uno può dire delle tradizioni popolari che si trasmettono, delle superstizioni. Benissimo, fino alla definizione marxista classica che ci insegnavamo quando eravamo ragazzi, è l'oppio dei popoli. In tutte queste definizioni c'è ovviamente una parte di verità. L'Islam è una cosa che mi colpisce, ha una sua definizione, in arabo dice Eddin Muamala, la religione è comportamento. E anche quando nei rapporti interpersonali, quando qualcuno non si comporta molto bene, anche così nel souk, nella relazione così, Eddin Muamala, fratello mio, la religione è comportamento. Quindi ciò significa del grande peso che l'Islam, anche il cristianesimo, ma l'Islam dà a tutto questo livello dei comportamenti. E qua c'è una parte della risposta, perché questi comportamenti dove trovano la loro radice, diciamo, normativa? Nella comunità carismatica delle origini. Adesso non entriamo nelle questioni di critica testuale, come si sono formati i testi dal Corano, poi le raccolte dei hadith, cioè dei detti profetici in quanti secoli. L'importante è che, secondo la prospettiva islamica, tutto quello che è l'edificio di che cos'è l'Islam risale al momento della vita del suo, diciamo, fondatore, del suo personaggio carismatico. Quindi essere musulmano significa proiettarsi in tutto ciò che uno si fa nella comunità carismatica delle origini. Questo vale anche per il cristianesimo in un certo senso, no? Si vive nella comunità degli Atti degli Apostoli al tempo di Gesù, solo che non è così sviluppato, così normato, regolamentato il comportamento. Noi sappiamo dei hadith, che ci sono hadith che ci insegnano su come vestirsi, su come si sta a tavola, su come si cammina per strada, su come si saluta, su come si va al gabinetto. Si esce con la sinistra, si esce con la destra, bisogna fare cioè tutta un'etica che è proiettata 14 secoli fa. E quindi essere musulmano significa vivere nella propria vita la comunità carismatica delle origini con le sue regole. Ora, 1400 anni sono tanti, e questo dice la difficoltà di rideclinarsi nel tempo presente. Che vuol dire però, attenzione, perché allora con questo si può arrivare a delle conclusioni molto secche: musulmani, niente, sono retrogradi, rimarranno così per sempre, non si può attualizzare. Non è vero, c'è uno sforzo, cerco di dimostrarlo, di rilettura dei testi per adeguare la vita al tempo presente e in luoghi dove l'Islam non è nato. Un esempio solo, così tra tanti che si possono fare: è possibile che un musulmano prenda soldi a prestito per comprare una casa? Mutuo interesse. L'usura è una delle cose vietatissime nell'Islam, la riba è vietatissima ed è una delle cose più belle anche dell'etica islamica, l'etica economica,
no? Che dice i soldi non sono una merce come per noi, compro 10, pago 12, i soldi sono uno strumento per fare delle cose, però io vivo fuori dalle terre, diciamo, islamiche, qua vado in banca, devo prendere questi soldi per comprare l'appartamento e devo pagarli. Allora questo è un problema che i musulmani si pongono, i sapienti del tempo attuale dicono prendili, prendili, perché avere una casa è più importante, passa davanti a questa cosa qua, creare la famiglia. E su questo noi vediamo tanti passi concreti in avanti, anche per esempio il caso dei matrimoni misti, una fatwa straordinaria che consente praticamente alla musulmana di sposare il non musulmano senza che questo si converta. Potrà dire Yassin, assolutamente non esiste, il ragazzo deve andare al consolato, firmare sulla carta che è diventato musulmano. Nuovi orientamenti dicono, ma se comunque lei si sposa, aiutate questa famiglia ad andare avanti, a conservare la sua fede. Questo è il Consiglio Europeo della Fatwa. Quindi questo per dire che quello che il problema posto da Lorenzo Cremonesi è un problema molto reale, molto vero, e cioè che proiettandosi nella comunità carismatica delle origini del suo profeta è molto difficile rideclinarsi nel tempo dell'internet, però in questo momento l'azione dei sapienti dell'Islam deve andare in questo senso. E solo per dire tra i tanti esempi che si può fare, ho detto la fatwa, per esempio io vado a pregare in moschea, tu dici pieni di gente, c'ho il telefonino, nel telefonino c'ho il Corano, però c'ho anche le canzoni, c'ho anche delle musiche, cosa faccio con questo telefonino in cui è separato, cioè cade la separazione da sacro e profano, nello stesso telefonino ci sono delle canzoni, per non dire altre cose, ma c'è anche il sacro Corano, quindi sono problemi molto reali. Però con tutto ciò, con questo problema di adeguamento che è la grande sfida dell'Islam di oggi, soprattutto fuori dalle terre originarie dell'Islam, e c'è quello che è un grande richiamo della religione. E questo è quello che notiamo, quello che noti tu, io l'ho notato in Palestina, l'ho notato in Giordania, l'ho notato in Egitto, ovviamente in Libano, nei paesi del Medio Oriente dove sono state, le moschee sono piene di ragazzi che vanno a pregare. Vorrei concludere, per non tirare l'inguaglio, se mi consenti, con una citazione che leggo testualmente. Questo è Cataldo Zuccaro, che è il professore ordinario di teologia morale nella facoltà teologica della Pontificia Università Urbaniana, quindi siamo proprio quindi un prete e un accademico. Allora, lui è un grande esperto di teologia morale, lui dice così, Zuccaro: la riflessione sull'atto morale è avvenuta finora sostanzialmente dentro le mura di casa, cioè in un contesto prevalentemente cristiano, occidentale e umano. Non servono grandi dimostrazioni per capire che si tratta di tre categorie che attualmente perdono sempre più il centro dell'interesse, perché tendenzialmente lasciano il posto alla dimensione interreligiosa all'inizio dell'era della mondialità, contro ogni forma di etnocentrismo, a una relazione di alleanza e non di sfruttamento dell'uomo con il resto del creato. L'ho voluta leggere perché è un membro della gerarchia ecclesiastica, un accademico delle pontificie università, però lui si rende conto che il passaggio di paradigma è sia ovviamente l'Islam, si deve ripensare. Io quando in carcere parlo con i ragazzi e gli dico: ma tu non puoi pensare che l'Islam è il tuo villaggio del Marocco o della Tunisia o dell'Algeria, adesso sei in Italia, qua bisogna che ragioni con un Islam diverso. Però è anche la sfida, diciamo, per noi, per quelli che non sono musulmani, a ripensare l'edificio comunitario di un'etica che non può essere considerata più in epoca di cristianità, di societas perfecta, dove questo è il quadro. Ricordiamo che lo Statuto Albertino, che appunto è la nonna della Costituzione italiana, al primo articolo diceva che lo Stato
La religione cattolica, apostolica, romana è l'unica religione dello Stato, tutte le altre sono tollerate. Questo è la monarchia sabauda, diciamo, di Torino, da cui vengo. La Costituzione repubblicana fa un salto di paradigma enorme, che è una sfida per i musulmani, ovviamente. Vengono da paesi in cui tutte le loro costituzioni dicono che l'Islam è la religione dello Stato, e quella è la prima grande sfida, che non è più la religione dello Stato, ma anche per noi, ripensarci in una comunità, come dice Zuccaro Cataldo, sempre più globale. Una chiosa che mi veniva da fare, ma non voglio per limitare il discorso a noi due, e quando riuscivo a parlare con qualche simpatizzante di ISIS, dello Stato Islamico, loro sostenevano che non bisognava attaccare l'America, bisognava attaccare l'Europa, perché l'Europa era diventata atea e quindi era più permeabile, era più debole. Questo è questa riflessione, cioè noi possiamo penetrarla perché non c'è più fede e quindi siamo più forti noi. Però a questo punto, Yassin, se vuoi reagire, io farei una domanda doppia, e cioè il punto positivo, cosa hai trovato di positivo in questo libro, ma anche un elemento di critica. Ci sarà qualcosa che non hai condiviso? Cerchiamo di rendere un po' questo dibattito, no? Senza essere tutti d'accordo, male. Qualcosa che invece su cui non concordi, o pensi che sia stato forzato o non capito oppure travisato? Grazie Lorenzo, io sono davvero contento di essere qui tra di voi per un momento di riflessione su un libro che mette la mano, diciamo, su quello che è l'apice della religione. Però è l'apice dal basso, perché l'apice della religione nell'Islam è la testimonianza di fede. Cioè, la ilaha illallah è il massimo della fede, cioè riconoscere Dio come unico, come creatore, come detentore del destino degli uomini, e quindi una fede pura e assoluta. Questo è l'apice della fede. L'apice invece della religione dal basso, quindi come risultato, è il comportamento, quello che poi viene sintetizzato da quel hadith, da quel detto del profeta che aveva citato prima Fra Ignazio, ovvero ad-din al-mu'amala, la religione è il comportamento, un'equazione che definisce in maniera netta, chiara, eloquente, senza troppi giri di parole, a che cosa mi deve portare la religiosità, cioè quella dottrina, quell'insieme di norme, di regole, che cosa devono produrre in me come singolo individuo musulmano, è il comportamento, cioè se il mio comportamento rientra in una cornice, diciamo, di correttezza e di coerenza con quella che è la mia fede, allora io godo di, diciamo, un'ortoprassi che possa essere considerata lodevole, quindi un credo retto e un comportamento retto, un'ortodossia e un'ortoprassi che produce poi questo effetto, cioè del perfezionamento del comportamento dell'essere. Quello che a me è piaciuto molto di questo libro, che cerca in qualche modo di spiegare l'etica islamica partendo da quelli che sono i pilastri della religione, da quelli che sono anche i concetti fondanti della religione. Quindi l'etica e il comportamento non è un sistema che è stato creato a parte, non è una letteratura religiosa che è avvenuta dopo, no, ed è bello il paragrafo del il Corano che cammina, perché quando alcuni figli, diciamo, dei Sahaba, cioè dei compagni del profeta, che non avevano vissuto il tempo del profeta, ma erano la generazione successiva, avevano chiesto alla moglie Aisha, la moglie del profeta, e detto: ma com'era il profeta?
E lei rispose con una frase, disse che era un Corano yamshi ala al-ard, era un Corano che camminava sulla terra. E quindi invece di stare lì a dirgli ok, aprite il Corano, andate alla pagina X, vedete questo versetto, il profeta, no, gli ha detto immaginate di leggere il Corano e di vedere il profeta che applica per punto e virgola quelli che sono le norme del Corano, quelle che sono i versetti che parlano, diciamo, del monoteismo puro e assoluto, di tutte quelle norme sociali e comportamenti che il Corano raccoglie all'interno di sé. E è interessante pensare che l'etica islamica e il comportamento è legato praticamente sia al credo e sia agli atti cultuali. Vado velocemente per non tediarvi troppo. Voi dovete immaginare l'Islam come tre sfere. C'è la sfera della dottrina, ovvero il credo. In che cosa crede il musulmano? Domanda secca. Il musulmano crede in un Dio unico, punto, a capo, finita la dottrina. E poi c'è la sfera dell'ibadat, cioè degli atti di culto. Se io credo in Dio, quindi questo Dio è meritevole di adorazione, perché è colui che mi ha creato, colui che mi ha fatto come sono, quello che mi ha dato quello che ho. Se io godo di questi beni, di questa vita, di tutto ciò che è il creato, ebbene io devo adorare Dio. E l'adorazione è un riconoscimento verso Dio per quello che ci ha dato, per il modo in cui ci ha fatti. E poi c'è la terza sfera che è quella dell'akhlaq, del mu'amalah, cioè del comportamento e delle relazioni. Ma sembra, chi guarda queste tre sfere, che il comportamento sia una sfera a sé. Ma se noi andiamo a guardare il credo, per esempio, che è riassunto in un'unica formula, cioè la ilaha illallah, non c'è altro Dio all'infuori di Allah. Badate bene, Allah non è il Dio dei musulmani, Allah è il modo in arabo per dire Dio, cioè i cristiani arabi pregano Allah, dicono Alhamdulillah, Dio sia lodato, cioè è il modo in arabo, non c'è un'altra parola, è come dire God in inglese o Dio in francese o Dio in italiano. Quindi i musulmani non pensano di avere un Dio proprio, è quell'entità divina che poi ciascuno di noi, insomma, ci si rapporta come vuole. E quindi se noi andiamo a vedere quella che è la formula del credo, la ilaha illallah, Dio nel Corano dice o gente, adorate Dio l'unico, e la frase successiva è, o meglio, la frase è l'imperativo, successiva è wabil walidaini ihsana, e comportatevi in maniera benevola con i genitori. Quindi Dio dice, dopo avermi riconosciuto come Dio unico e meritevole di adorazione, la prima cosa che devi fare dopo, se riconosci questo, testimoni questo, è comportarti bene con i tuoi genitori. Quindi c'è subito un effetto del credo, un effetto immediato che si realizza in un comportamento con chi? Con i genitori. E questo viene ripetuto nel Corano in diversi passaggi. Se guardiamo invece la sfera degli atti di culto, cioè la preghiera, il digiuno, il pellegrinaggio, vediamo che il hadith, i detti del profeta, legano questi atti di adorazione all'etica. In un hadith dice "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsha'i wal munkari fala salata lahu", chi la sua preghiera non gli vieta i comportamenti, diciamo, scorretti o devianti o deviati, quella sua preghiera non gli serve a nulla. Quindi stai pregando a vuoto. Se tu preghi e poi rubi, preghi e bestemmi, preghi e ti comporti male col tuo vicino di casa, è inutile che fai quella preghiera. Quando parla del digiuno, dice parla del digiuno, e questo è veramente uno di quei hadith che aiutano, visto che abbiamo citato il mese di Ramadan prima, che ci aiutano anche a reggere con la forza di fede quello che è lo sforzo che noi ci mettiamo nel digiunare, perché non è facile astenersi dal bere e dal mangiare per 12 o 17 ore a seconda della lunghezza della giornata. Ecco, e qui il profeta dice chi non si astiene durante il digiuno dal dire le falsità e la menzogna, Dio non ha bisogno del suo digiuno. E quando parla del hajj, cioè del pellegrinaggio, ci dice se andate in pellegrinaggio non potete insultarvi, non potete bestemmiare, non potete essere scorretti nei vostri comportamenti. Quindi tutte le adorazioni,
tutti i culti in qualche modo sono legati e devono avere un effetto comportamentale. Ed è qui dove i nostri ulema, i nostri sapienti, come dire, ci aiutano a capire e ad auto misurarci, ad autotestarci. Dice, vuoi capire se stai andando bene nel tuo rapporto con Dio? Perché il rapporto deve essere un rapporto verticale con Dio, un rapporto orizzontale, lo si racconta anche bene nel libro. Questo è l'equilibrio che ci deve essere. Se vuoi capire come sei messo con Dio, guarda il tuo comportamento, perché se ti comporti bene vuol dire che la tua preghiera va bene e quindi hai un buon rapporto, perché la preghiera, le cinque preghiere sono un rapporto intimo con Dio per cinque volte al giorno. Se vuoi vedere il tuo modo di atteggiarti, guarda il tuo digiuno, guarda il tuo... Se c'è un problema nel tuo comportamento, c'è un problema nei tuoi atti di adorazione, c'è un problema nel tuo credo. E quindi devi rivedere il tuo rapporto con Dio, devi riconciliarti con Dio attraverso gli atti di adorazione. Vado a chiudere. I musulmani in Europa, le comunità islamiche in Europa, e quindi anche in Italia, vivono un periodo storico unico in quella che è la storia della civiltà arabo-islamica. Cioè questa è la prima volta che i musulmani vivono in minoranza sotto una maggioranza. Cioè i musulmani non sono mai stati in minoranza prima dell'arrivo, diciamo, delle comunità islamiche in Europa. Parlo delle migrazioni. I musulmani hanno sempre vissuto tra musulmani, quindi erano sempre maggioranza. Quando, diciamo, nella nostra storia recente, senza fare troppe tappe perché il tempo non ci aiuta, oggigiorno ci siamo trovati ad essere minoranze. È ovvio che qui cambiano delle situazioni. Non a caso ci siamo inventati fiqh al-aqliyat, cioè la giurisprudenza islamica che studia la situazione delle minoranze e dà delle risposte specifiche per una novità assoluta, cioè che i musulmani sono una minoranza. E quindi come ci si comporta davanti a ciò che è halal, ciò che è permesso, come ci si comporta davanti a ciò che è haram, cioè illecito, come ci si comporta davanti a ciò che è raccomandato o riprovevole o ciò che è possibile, cioè c'è stata una rivalutazione di una serie di fatawa, cioè di editti religiosi, di pareri religiosi su delle questioni che erano definite, chiuse, non c'era più ijtihad, non c'era più lo sforzo interpretativo. E invece lo sforzo interpretativo, l'ijtihad, che non è jihad, ha riportato in discussione delle questioni che nel mondo arabo-islamico non si discutono neanche. Per esempio la questione che ha citato prima Fra Ignazio, la questione degli interessi del mutuo. Ma io posso comprare la casa con il mutuo? In qualsiasi paese arabo-islamico è haram dal punto di vista religioso. Lasciamo stare poi l'economia del paese che magari si è secolarizzata e si è adeguata a certi standard mondiali delle banche per cui concedono il mutuo all'occidentale. Ma il parere religioso non è cambiato, è quello. E quindi i religiosi, chi tendono ad una certa etica islamica, non vanno per gli interessi. Mentre il Consiglio europeo per la fatwa e la ricerca ha portato delle aperture, delle novità da questo punto di vista. E per la prima volta nella storia della civiltà arabo-islamica è possibile comprare la casa con il mutuo, insomma, in certe situazioni, per certe categorie di persone, a delle condizioni ben precise. Quindi c'è una rivalutazione molto importante che va presa in considerazione. Quindi l'Islam che fa i conti con se stesso e l'Islam che riprende in qualche modo i principi e i valori fondanti dell'Islam, cioè senza tradire lo spirito del Corano e della Sunna, cioè della tradizione profetica, emette dei pareri religiosi nuovi che possano permettere ai musulmani di vivere al meglio quella che è la loro religione. Concludo dicendo che uno sforzo che si è sempre fatto in questi 1400 anni della storia islamica, i nostri ulama, i nostri sapienti si sono sempre sforzati di non rendere la religione prigioniera delle moschee. Cioè la religione va al di là delle moschee, la religiosità va al di là delle moschee, sono solo delle stazioni di ricarica, sono dei posti dove entriamo per ricaricarci spiritualmente, per affrontare al meglio quella che è la vita, le sue vicissitudini, le sue difficoltà, le sue disgrazie, le sue gioie, i suoi tranelli, le sue devianze. E l'essere umano è fragile, l'essere umano è lì, è sempre tentato, quindi ci si mette un attimo.
Di conseguenza la religione ha sempre avuto questa estensione che sempre è andata oltre le moschee ed è entrata nel dettaglio del dettaglio. Cioè quando starnutisco io recito una formula religiosa e chi di fronte a me mi risponde con un'altra formula religiosa. Se io faccio un sogno c'è una formula religiosa se il sogno è buono o cattivo. Se io devo entrare da una porta devo entrare col piede destro e non col piede sinistro. Se devo uscire esco col piede destro. Se arriviamo davanti ad una porta e siamo in due devo far passare quello alla mia destra. Sembra il codice della strada, ma queste norme comportamentali noi le prendiamo con il latte materno, per cui non ci pensiamo più, sono degli automatismi, ma ci aiutano a rimanere collegati con Dio e dare un senso alla nostra esistenza, perché la vita di oggi è una vita frenetica, una vita sempre basata sull'individualismo. Il nichilismo è sempre strisciante nelle nostre società, anche quelle islamiche, anche quelle che vi sembrano più conservatrici, più tradizionali, eccetera. Questa è la più grande sfida che hanno oggi le nostre società, per cui quella di resistere alla frenesia di questa vita mantenendo quelli che sono, quella che è la nostra fede religiosa, soprattutto attraverso il comportamento. Alladhina amanu wa amilu salihat. Uno dei versetti più ripetuti nel Corano è coloro che credono e operano il bene, quindi la fede che viene legata ad un'opera. Mi fermo qui senza guardare cosa mi sono annotato, perché sennò non però, smetto più. Però manca la parte. Esatto. Manca. Ho visto che mi guardavi, Lorenzo. Manca la. Posso. C'è la parte costruens, ma manca la parte destruens. Cioè, subito, vado a gamba tesa senza. Che poi, tra l'altro, nel libro. C'è affrontato molto bene. Scusate. Nel libro di padre Ignazio c'è affrontato molto ampiamente il discorso della novità, no? Della diaspora musulmana, cioè che non è più in terra araba, che non è più in terra waqf, in terra musulmana. E questo è magari una battuta ci vuole. Però la parte destruens. In una battuta, no? Fra Ignazio è un profondo conoscitore del mondo arabo-islamico, quindi uno che conosce la comunità islamica da dentro e ha conosciuto diverse comunità islamiche, perché ha visto anche quelle declinazioni culturali, tradizionali di alcune comunità ed è stato capace un po' di, come dire, scindere sempre le questioni culturali dalle questioni religiose, senza dimenticare che delle volte ci sono anche degli inciampi in questo, ma sinceramente mi viene difficile fargli delle critiche pesanti, anche perché io penso che lui sia anche un promotore di quella che è la religione islamica nel senso buono del termine, c'è uno che è capace di raccontare le cose come stanno, poi i suoi inciampi ce li ha. Ma se inizio adesso, poi sembra che non stiamo dialogando, ma che siamo venuti per darci, diciamo, dei colpi bassi. Ma io posso dire che per il lettore, diciamo, medio, questo davvero è un buon libro. No? Cioè, questo non è mujamala, cioè non sto cercando di. Anche perché poi io con lui discutiamo ogni tanto, abbiamo le nostre discussioni, ma secondo me prevale davvero tanto quello che è il buon senso nel suo libro ed è giusto che questo venga rimarcato senza dover andare a cercare, come dire, il pelo nell'uovo, ecco. Prima di passare alla Lectio Magistralis del Cardinale Zuppi, che mi ha detto anche che voleva fare un accenno all'Ucraina, qui a questo punto diventa storia. Ah, noi due, peccato, cioè, diventa storia. Chiamo il Corriere, dice, guarda che qui c'è uno scoop. No, volevo solo dire, ma scusate, a questo punto chiedo a tutte e due, ma soprattutto all'autore, ma anche nel cristianesimo, dai comandamenti in su e in giù, c'è una parte normativa, onora il padre e la madre insieme agli altri, ma nell'ebraismo è fortissima. Quando vado a Mea Sharim c'è un'attenzione per il comportamento. Shabbat cosa devi fare, cosa devi fare durante le feste, come ci devi vestire, tutto, no? Cioè, è tutto normato. Che cos'è la differenza, che cos'è che,
che cos'è rispetto all'Islam? Cioè che cos'è che differenzia l'Islam rispetto alle altre due fedi sul discorso della norma? Io credo che bisogna dire una cosa che sia importante. Oggi noi siamo tendiamo a guardarci di fronte. Il musulmano è di fronte, no? E così anche l'ebreo di fronte. Ma se noi guardiamo, ritorniamo ai momenti formativi proprio dei corpi religiosi, noi troviamo l'appartenenza a una stessa civiltà religiosa. Con questo non voglio abbattere i confini tra i dogmi. Io per esempio sono cristiano, continuo a pensare che la cosa più bella, ecco, rimane Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore del mondo. Come cristiano lo posso mi sembra il vertice, no? E quindi e ovviamente però davanti a me un musulmano che mi dice: io onoro Gesù come profeta, ma guarda che non è Dio, c'è un solo Dio e Gesù è figlio di Maria. Quindi ci sono, per gli ebrei ancora di più, Gesù è stato viene un po' recuperato adesso, ma Gesù, ci sono le storie, la leggenda ebraica di Gesù, Gesù un malfattore e la sua madre, onorata madre, non ha poco di buono. Quindi diciamo che i dogmi hanno eretto dei confini e lo devono fare, no? Per la verità, ma se guardiamo una storia culturale noi possiamo vedere questo mondo, questo diciamo Medio Oriente, la mezzaluna fertile, il Nord Africa, come appartenenti a uno stesso alveo di civiltà, in cui veramente c'è stato un trasferimento di contenuti molto più ampio che sull'era dell'internet. Perché oggi con l'internet, appunto, magari chi è che va a vedere i siti, appunto, islamici o in arabo? Pochi, sono i musulmani che parlano arabo. Cioè, allora si parlavano le stesse lingue, quindi siamo veramente figli della stessa civiltà. E per esempio su un caso come lui ha detto, questo famoso versetto, credere in Dio e poi fare il bene con i propri genitori, quando noi prendiamo il decalogo, sappiamo che la prima parte del decalogo è la parte dogmatica su Dio, la seconda parte poi c'è non rubare, non desiderare la donna d'altri, la roba d'altri, in mezzo c'è onora tuo padre e tua madre, ed è il punto di snodo del rapporto con Dio e del rapporto con la comunità, quindi sono idee, possiamo dire, giudaiche, ebraiche, che camminano, entrano nel cristianesimo, fanno parte dell'Islam, e questo mondo. La differenza qual è? Io lo direi col cristianesimo, sulla parte normativa, io la direi così. A un certo punto nel Vangelo si racconta che mentre Gesù stava parlando, stava insegnando, e come diceva il compianto Cardinal Bettazzi, c'era sempre qualcuno che non stava attento, ecco, aveva solo 12 e c'era sempre qualcuno che non stava attento. Ecco, a un certo punto, mentre parlava di una certa cosa, uno si alza in mezzo alla folla e dice: Signore, di a mio fratello che divida l'eredità con me. Un esempio di buon comportamento. E tra l'altro, se c'è una cosa che è normata nel Corano, che a pochi 200 circa, 220 forse versetti poi legislativi, tutto il resto viene dopo su 6300, quanti sono 6500 versetti. Comunque, se c'è una cosa che è normata nell'Islam è l'eredità, no? già dal Corano. Gesù cosa risponde a questo uomo? O uomo, chi è che mi ha costituito giudice e divisore tra di voi? Cioè Gesù rifiuta di dare un criterio specifico sulla cosa, però poi racconta: ma stai attento, perché dà il principio spirituale sull'avidità, sull'odio, sulla cosa. Quindi il cristianesimo, come noi lo conosciamo dai Vangeli, ha teso a dare, più che una religione di normativa, una in cui l'insegnamento di Gesù è stato sui grandi principi. Infatti tanti miei amici musulmani, anche in carcere, lo cito perché per me il carcere è stato veramente una scuola su tanti rapporti, mi dico: vedi, il cristianesimo non è una religione completa, non ci avete la sharia, non è una religione che dice ama il tuo prossimo, porgi l'altra guancia, tutte cose impossibili così. Invece l'Islam dice le cose come devono essere fatte. Quindi la decisione, diciamo così, tra virgolette, del nostro fondatore, di Gesù,
prendendolo anche come uomo, ecco, laicamente come uomo, e che era un ebreo, è stato quello di non riprodurre l'alakà, e quindi in un certo senso è stato liberante Gesù, cioè dall'apparato normativo che poteva essere trasferito tranquillamente dal giudaismo al cristianesimo. Io questo vedo la differenza, e qui ovviamente una certa capacità, adattabilità di più oggi, dopo la fine del regime di cristianità, del cristianesimo nel contatto con la modernità, mentre invece l'Islam scricchiola di più, perché l'armatura è più solida, è più completa, e quindi appunto si è detto che i giurisperiti europei stanno facendo grandi cammini, però l'edificio è molto più rigido, in un certo senso. Dal libro si capisce bene, questo emerge molto molto bene. A questo punto non le faccio neanche delle domande, quindi tutto un suo commento no. Sul libro. Dunque, anzitutto un ringraziamento, è vero, un ringraziamento. Io l'ho visto soltanto, l'ho letto soltanto una volta, e devo dire mi sono perso, nel senso che c'è una ricchezza di informazioni, di documentazione che spazia dall'antico all'attualità, per cui capisco che va riletto, va ricapito, è un po' anche un grande dizionario in cui trovare su alcuni argomenti le risposte che l'Islam cerca di darsi. E questo è davvero un grande ringraziamento a Ignazio, e anche un riconoscimento, perché aiuta, diciamo, è davvero un uomo ponte, anche perché penso che anche Yassine è d'accordo, parla perfettamente le due lingue, non soltanto perché parla perfettamente arabo, perfettamente, tanto che penso che è proprio impeccabile, ecco. Parla anche il dialetto, poi adesso sappiate che si sta applicando sul cinese, lo dico perché, insomma, la butto lì per dire che cosa Ignazio, che ponte sta progettando, ecco, diciamo così. E soprattutto la conoscenza, cioè, la lingua non vuol dire poco, soprattutto per il mondo arabo vuol dire davvero tantissimo, ma soprattutto la conoscenza. Ora, siccome c'è un'ignoranza che è preoccupante, proprio ignoranza, cioè noi dell'Islam ne sappiamo pochissimo, ne parliamo tantissimo, e questo è, direi, in genere quando uno è ignorante è buono che sta zitto, diciamo, tendenzialmente, oppure dica quelle poche cose e basta. Invece sull'Islam c'è una vulgata, un pregiudizio. Yassine, so, qualche volta ha giustamente parlato di islamofobia. Ci sono delle affermazioni, anche così, dei colleghi del nostro moderatore Lorenzo, che poi istigano, diciamo così, anche quelli che, diciamo, chi fa politica tendenzialmente dovrebbe ecco, comportarsi in maniera, appunto, diciamo, non da bar, no? Ecco, tendenzialmente, poi se il Montecitorio diventa un bar è preoccupante, no? Nel senso di dire, ecco, credo che ci sono delle affermazioni pericolose. Di ignoranza, e questo credo che il libro di penso di farne un compendio, a mio parere, prima, perché è talmente ricco che credo che, così, partendo penso io appunto da una non conoscenza profonda, purtroppo è vero, di che cos'è l'Islam, di che cosa stiamo parlando, ecco. Per cui, mentre ci sono molti pregiudizi che arrivano appunto all'islamofobia, e credo che quello è un libro che ci aiuta tantissimo, perché fa comprendere la complessità, anche la ricchezza di riflessione,
su diversi argomenti c'è una discussione in cui tu ci fai entrare in parte, appunto ci doni anche la complessità di questa riflessione, che aiuta a capire, diciamo, che quanto è importante il discorso, la discussione dell'etica islamica contemporanea. Ecco, per questo davvero un grande grazie per questo. Poche cose, beh, una è proprio anche sull'etica, perché non è che va molto di moda, cioè tendenzialmente l'etica c'est moi, l'avrebbero detto, direbbero i nostri cugini francesi, cioè sono io. E da questo punto di vista la riflessione, la ricchezza anche di riflessione che c'è nel mondo islamico ci aiuta anche a capire quanto il rapporto con Dio aiuta l'etica. Poi personalmente sono convinto che non si può vivere senza etica, che abbiamo bisogno dell'etica, che se l'etica si riduce all'io, è preoccupante per l'io. Non è soltanto preoccupante per gli altri, ma è preoccupante per l'io. Vive male l'io, perché abbiamo sempre un grande bisogno di quello che mi aiuta a trovare l'individuo, cioè me stesso. Ecco, poi altre riflessioni. Una è sulla modernità, ne abbiamo parlato, ed è effettivamente anche, così direi, il grande sforzo. Prima Ignazio usava l'immagine così di una struttura molto rigida, più rigida, che è costretta a misurarsi con delle domande totalmente nuove, a misurarsi con delle domande totalmente nuove. Facciamo fatica tutti, tutti. E c'è questa ricchezza di riflessione porta anzitutto a dire come c'è tanta. Non, è una struttura molto, molto, molto rigida, ma che allo stesso tempo deve dare le risposte. Io volevo studiare questo Islam Web a cui tu ogni tanto fai riferimento, che penso sia un po' così il confronto, la traduzione digitale di questa discussione in cui ci sono le risposte. No? Fedete, mi ha colpito e mi immagino quante risposte che la modernità pone, e in cui credo che ci sta sicuramente nell'Islam la stessa problema che abbiamo noi. Per cui pensate a come l'etica, quindi vuol dire anche la morale, come dire, può avere delle risposte molto diverse. Offrire delle risposte molto diverse. La modernità, quindi c'è chi, come dire, guarda al passato e pensa che il problema è difendere il passato, e chi al contrario dialoga col presente, no? Con la modernità. Questo non è mai scontato. Per questo il libro è anche interessante, anche da un punto di vista, se vogliamo, di etica cristiana, perché molte domande, molte difficoltà sono le stesse che abbiamo nel doverci confrontare con delle domande nuove e con un atteggiamento sostanzialmente nuovo. Sull'apparato normativo aggiungerei a quello che ha detto Ignazio, che è quello che fa fuori Gesù, è Gesù che è fatto fuori dagli uomini della legge, ed è perché trasgredisce la legge, no? Credo che l'etica, e quindi la grande discussione, diciamo così, di che cosa significa l'obbedienza all'etica, e poi anche una discussione che è aperta. Pochissime altre riflessioni. Uno dell'Islam, questo forse è anche un problema che Yassine sicuramente sente, è non c'è l'Islam e l'autorità, perché noi, lo dico per i cattolici, beh, noi ce l'abbiamo l'autorità, c'è la norma e l'applicazione, la discussione dell'etica contemporanea cattolica, e noi abbiamo l'autorità. Poi qualcuno si diverte, diciamo, a non ascoltare quelli che, diciamo così, tendenzialmente dovremmo essere anche tutti obbedienti, perché
se sei cattolico, sei obbediente, è chiarissimo chi è la nostra norma, così appunto è un po' curioso che qua c'è una certa, un certo sport, diciamo così, per cui si mette in discussione le norme che vengono date. Potrai non essere d'accordo, potrai personalmente, ma se sei cattolico obbedisci a qualunque, il primato serve per questo, no? Nell'Islam non c'è, e questo chiaramente comporta una fatica maggiore. In più, credo c'è nel mondo per tutti e nelle religioni il rapporto con la cultura, e questo emerge molto anche nel libro tuo, e anzi ancora di più con la natura. Che cos'è la natura? Una domanda importantissima, questo anche per noi, a mio parere, nel senso per i cristiani, perché che cos'è la natura? Ed è una, così, qualcosa che tu accenni, a mio parere è una delle... Ecco, la cultura vuol dire anche che, non so, che probabilmente tra chi vive l'Islam in Marocco e chi lo vive in Pakistan è lo stesso Islam, certo, ma c'è anche la cultura. E questo non è irrilevante anche nel discorso stesso dell'etica, con un rigore, diciamo così, del una sottomissione che è, diciamo così, anche una grande lezione per tutti, dei credenti che sono sottomessi a Dio, ma certamente c'è anche tanto appunto l'influenza della cultura. E quindi anche tante volte poi che cos'è l'identità, quindi, cioè che cosa vuol dire essere, i comportamenti dell'Islam e quindi del musulmano, di fronte a tante domande, non so, il fine vita, così non suggerisco, ma se uno vuole andare a vedere un po', ma che cosa dicono, che cos'è che l'etica, qual è il dibattito che c'è, trova per esempio su questo delle importanti, a mio parere, sollecitazioni. Tra l'altro le religioni che pongono il problema dell'etica a un mondo in cui se non c'è l'etica vince qualcos'altro, vince l'individuo, ma non solo, perché perde l'individuo, a mio parere. Nell'etica c'è una oggettività che aiuta l'individuo a trovarsi, o se non c'è l'etica vince il mercato, per esempio. Cos'è che poi dà valore alle cose? Sono altre cose. Ecco, e in questo c'è per esempio tutto il tema della famiglia, della sessualità. Cioè, l'ultima cosa che vorrei dire è sulla Fratelli Tutti, tu lo accenni, e a mio parere è mi ha aiutato, ecco, la lettura del tuo libro a capire ancora di più la ricchezza straordinaria, l'inizio di straordinario che è la Fratelli Tutti. Perché nella Fratelli Tutti c'è un incontro che apre a un'etica. Ricordare il documento del Papa, forse non... Sì, scusate, Fratelli Tutti, avete presente il documento del Papa, che nasce da una dichiarazione sulla fraternità universale del 2000, appunto, beh, ovviamente di Papa Francesco, quindi di 5-6 anni fa. La Fratelli Tutti ormai è di 4 anni fa, mi sembra sia il 2020, e questo documento firmato ad Abu Dhabi dal rettore dell'Università di Al-Azhar, che è, potremmo dire, penso Yassine, un po' il principale riferimento, uno dei principali riferimenti nella riflessione della teologia e quindi anche dell'etica islamica. Non l'unico, chiaramente, però direi quello più... il più simbolico, quello che è anche per antichità, perché è un'università, diciamo, storica, no? Ecco, il rettore dell'università ha firmato questo documento da cui nasce la Fratelli Tutti, e mi sembra che sia un grandissimo sforzo che aiuta i
cristiani, ma aiuta, a mio parere, anche i musulmani a affrontare, a porsi il problema di dare le risposte di fronte alle tante, alla sfida della modernità, poi sostanzialmente, alla sfida della modernità, che pone a tutti non di andare nella profondità della propria appartenenza. Quindi siamo proprio post dictum, il discorso sulla mistica, io a cui tu parli, attingi molto e ne parli, perché lo penso? Perché i mistici sono quelli, potremmo dire, più credenti nelle diverse religioni. La mistica islamica è di una ricchezza straordinaria, a cui anche tutta la riflessione etica e anche ovviamente Ignazio attinge abbondantemente, e sono i più credenti. Ecco, forse dovremmo dire che quando diventiamo credenti davvero, quando andiamo in profondità, troviamo qualcosa che unisce nel profondo, cioè i mistici hanno una contiguità, in alcuni casi addirittura possiamo leggere i mistici e non sapere se sono ebrei, cristiani o musulmani. Potremmo pensare che tranquillamente potremmo leggerlo come qualcosa della riflessione cristiana. Ecco, forse dovremmo dire che dovremmo diventare anche un po' più credenti per imparare nella profondità della religione ciò che unisce. E la Fratelli Tutti, a mio parere, è un grande sforzo perché quella mistica diventi anche una pratica comune, un modo comune di guardare e di affrontare la modernità. Ascoltando il Cardinale Zuppi, mi è venuta un'immagine di un personaggio a cui ho voluto molto bene e che è stato ucciso, che era Padre Paolo Dall'Oglio, che era molto impegnato nel dialogo islamo-cristiano e che era un vero mistico. Stava nel suo marmussa là in mezzo al deserto siriano ed era veramente aperto a ogni tipo di esperienza religiosa e era veramente aperto al dialogo. Però prima c'era Padre Ignazio che ha detto: io voglio dire una cosa. No, non so se fosse è oltrepassato il momento, il discorso è passato, quello che volevo dare un esempio del contatto tra modernità e riflessione etica islamica su un punto particolare, giusto per dare un assaggio, che è la transessualità. Non so se ci sta, lo dico. Certo. Allora, il problema lì, uno dei problemi dell'Islam e ovviamente anche del cattolicesimo, anche delle religioni che hanno una formazione secolare millenaria, è il contatto con le nuove tecnologie. Il problema è che le tecnologie sfidano i dogmi, e più che i dogmi ancora le etiche, perché quello che non si poteva fare era impensabile, adesso si può fare. Noi vediamo nell'Islam, per esempio, uno slittamento di competenze da quello che una volta era l'imam al mufti, al medico, al chirurgo. Sempre più l'autorità si trasferisce dall'ambito religioso all'ambito scientifico. Allora, e questo noi vediamo veramente le sfide che viene poste all'Islam. E come ha detto il nostro arcivescovo Don Matteo, certe riflessioni che avvengono nell'Islam possono interrogare e noi, io su tante cose mi sono detto e noi cosa, o i cristiani, ecco, più che noi, chi è cristiano, cos'è su questo? Per esempio, questo caso della transessualità. Allora, la posizione islamica, come dire, netta, sunnita, è che non è possibile.
perché il musulmano crede che non solo Dio è creatore, nel senso che ha messo in moto la creazione come una pallina, ecco, che poi è andata avanti così, ma è creatore di ogni singola vita. E questo è molto bello, anche noi siamo vicini, ma l'Islam accenta questa cosa. Ognuno di noi è stato creato attualmente da Dio, come l'Adamo primordiale. Quindi il tuo naso, i tuoi occhi, la tua bocca, la tua altezza, le tue fattezze, sono opera di Dio, è Lui l'autore, e questa opera d'arte non la si tocca. E quello, il grande problema, per esempio, il dibattito nell'Islam della chirurgia estetica, perché dove c'è una deformazione, un incidente d'auto, un incendio, oppure uno è nato con due dita attaccate, con una cosa, con sei dita invece che cinque, quindi una deformità, posso intervenire, ma posso intervenire per cambiare gli occhi dal basso in alto, il naso aquilino, farlo diventare un nasino, ecco, alla francese, e ancor più un seno, oppure qualsiasi cosa. Quindi il grande problema della chirurgia estetica. Arriviamo al punto del cambiamento di sesso. Allora, l'Islam ritiene che il sesso, oggi nelle teorie di genere, sempre più si dice, si sente dire, il genere è dato dall'interpretazione che tu dai di te stesso, come ti comprendi, come ti capisce. Ecco, l'Islam ci propone ancora una via, che è quella che il genere maschile e femminile è dato dalla conformazione del corpo, la conformazione esterna del corpo, i tuoi organi genitali, come sei fatto. Se hai un corpo di uomo, tu sei uomo, sei quello. Sei una donna, se c'è invece qualche deformazione, qui ci può essere qualche dubbio, ermatofroditismo è un altro conto, ma se è netto così. Allora, nell'Islam sunnita abbiamo avuto negli anni '80 un caso interessante che tratto nel libro, quello di Abdallah, un ragazzo che era iscritto alla facoltà di medicina dell'università dell'Azhar, e che per una crisi, una depressione, è stato in cura tanti anni. Alla fine i medici gli hanno detto: guarda, è un caso di ermafroditismo psicologico, psichico. Dentro questo involucro d'uomo c'è una donna. E quindi l'hanno operato. E lui è diventato donna, è diventato Sally. Abdallah diventa Sally. Ovviamente questa cosa è una bomba. Quindi portano in tribunale i medici che hanno fatto questa operazione, Sally perseguitato così. Il colpo di scena è stato Muhammad Tantawi, che in quel momento era, che è morto nel 2010 mi pare, ma era in quel momento era il Gran Mufti dell'Egitto, e ha fatto una fatwa a favore di Abdallah Sally, dicendo che, esaminando il suo caso, lui era arrivato alla conclusione che dentro Abdallah, dentro questo corpo di uomo, era nascosto il corpo di una donna. Quindi la creazione originaria di Dio era una donna, e che gli organi sessuali, quindi maschile, erano in qualche modo una deformazione, una malattia che si poteva curare chirurgicamente. Questa è stata questa fatwa, ecco, straordinaria, che ha aperto una porta, ma con tante polemiche, in Iran, che tu frequenti, ecco, Khomeini con una fatwa antica ha aperto invece addirittura l'Iran ai non abbienti che vogliono cambiare sesso, da un aiuto finanziario fino alla metà del quello che serve per l'operazione. Ma questo, ovviamente, no, qua non vengo a fare la pubblicità alla transessualità, un'altra cosa, vengo a riportare come cronista questa cosa, per dire come la tecnologia interroga e sfida le strutture della fede e dell'etica, e ovviamente l'etica si deve trovare a dare nuove risposte. D'altro canto, nel libro tu insisti anche su questa invece rigidità sul discorso, per esempio, della poligamia, che è permessa agli uomini e non alle donne, e questa cozza con la modernità europea, senz'altro occidentale, no? Quindi anche questo è un altro elemento invece di profonda rigidità e di grande problema probabilmente per l'Islam, trapiantato nei paesi europei.
su quel caso, per esempio, della poligamia, quello che io ho capito, quello che uno porta altre note, ma il motivo perché è proibita la poliandria invece la poligamia è ammessa? Perché l'Islam si presenta come religione dell'eguaglianza, quindi non fa torto a nessuno. Per quale motivo, così io ho letto, poi Yassin potrà dire la sua, nel caso della poliandria, perché nel corpo della donna si mescolano le acque, e cioè se la donna avesse, visto che il fondamento, uno dei principi fondamentali è la certezza della paternità, se una donna ha più mariti contemporanei, quindi è ammesso che una donna abbia anche 20 mariti, no? Se si libera da uno o l'altro, quindi non c'è limite, ma il problema è di avere più mariti, più uomini contemporanei. Allora in questo caso non si saprebbe di chi è il figlio. Beh, però con la modernità c'è il DNA, c'è lo studio. È questo. E infatti, lasciami dire questa cosa, Fatima Dullian, questa cosa in Arabia Saudita, un uomo che aveva avuto da una donna 6 o 7 figli, insomma, un certo numero di figli, l'ultima per quale motivo lui la disconosce. A parte il ripudio, l'unico mezzo che ha l'uomo, diciamo, per sciogliere il vincolo coniugale è disconoscere la paternità di un concepito. Allora la donna, per evitare, diciamo, sciareticamente la lapidazione, perché non ha modo, oggi sono i 4 testimoni che attestano la copula, ecco, che la vedono insieme, altrimenti non c'è motivo. Lui dice: lei è stata infedele, è andata con un altro uomo, va in tribunale, lo giura 4 volte, e lei giura 4 volte che non è vero. Allora il giudice a quel punto non può fare altro che dichiarare la separazione dei due, per cui lei poi perde, e anche la bambina Fatima, nel caso di Fatima, ha perso persino il diritto di andare a scuola, perché per andare a scuola bisogna essere iscritti col nome del padre. Certo. Ma lei non ha più padre. Allora la mamma ha iniziato una quindicina di anni fa, non so come è finita, una battaglia legale fino al Tribunale Supremo della Mecca, chiedendo l'esame del DNA su Fatima e su tutti i figli precedenti, dicendo: io voglio questo. L'avvocato del marito ha detto: no, questo non si può fare, perché questo ai tempi del Rasul, dell'inviato di Dio, non c'era l'esame del DNA. Cioè queste sono cose che escono dalla struttura sharaitica, e quindi è inammissibile. Ma è una cosa stata molto interessante, che ha diviso la stessa società saudita, con delle principesse di casa regnante che hanno detto: ma fallo questa cosa, facciamo l'esame del DNA, e quello ci mostra appunto come la tecnologia sfida le strutture del diritto di 14 secoli fa. Fatemi fare un po' a questo punto la figura del reporter superficiale, un po' per frasi fatte. Però, avendo seguito molto da vicino anche lo scenario afghano, in questi anni vediamo un precipitare all'indietro di tutte queste questioni, con le bambine che non vanno a scuola, con una chiusura totale, e probabilmente questo elemento influisce anche un po' sull'Islam dottrinale, perché c'è un ritorno al fanatismo che a me ha molto spaventato. Magari Yassin, prima di chiudere, vuole dire una battuta, e poi devo solo sapere, poi c'è un firma dei libri, c'è un attimo di tempo? Sì. E poi non so se si può anche fare, perché mi chiede di fare donando il pergamino, il discorso che magari lo vuoi leggere tu, che lo conosci. Sì. Poi diamo la parola a Yassin. Sì, facciamo Yassin e poi questo lo facciamo come chiusura. Sì, velocemente, anche perché il tempo non permette di trattare nello specifico caso per caso. Quello che secondo me è importante da tenere in mente è che le religioni hanno le loro specificità, altrimenti, come ha detto anche qualche volta Don Matteo, facciamo la super religione, siamo amici tutti e andiamo a braccetto. È ovvio che
se c'è il cristianesimo, c'è l'ebraismo e c'è l'Islam, qualche differenza c'è e va assolutamente mantenuta. Cioè, noi siamo quelli che siamo perché abbiamo le nostre specificità. Adesso, senza volermi, come dire, far capire male, ma è importante far sì che ogni religione abbia il suo diritto di fare o di rifare le valutazioni necessarie a seconda del proprio credo, delle proprie convinzioni, dei propri principi, dei propri valori. Perché se noi oggi guardiamo alla religione islamica partendo da quelli che sono gli standard europei, prendiamo con le virgolette questa cosa qui, è ovvio che nulla torna poi per l'europeo medio. E badate bene, è lo stesso discorso che si fa nel mondo musulmano quando si parla dei cristiani e del mondo occidentale, o quando altre religioni parlano dei musulmani, o parlano dei buddisti, o parlano degli induisti. Ci sono delle cose che noi fatichiamo a comprendere, fatichiamo a valutare e magari ne diamo un giudizio negativo, ma questo non per difendere a spada tratta tutto quello che è stato detto. Io potrei rispondere punto per punto, ma adesso il tempo non ci aiuta assolutamente. Quindi è importante, secondo me, quando guardiamo alle altre regioni, non necessariamente dire se io non capisco, non rispetto. Io rispetto chi è davanti a me. Molti musulmani non comprendono la Trinità e non la accettano categoricamente. Ma questo è un discorso, altro discorso è il rispetto che si ha per il proprio interlocutore. Molti musulmani non capiscono, non comprendono, non accettano l'idea del celibato, perché dice Dio ci ha fatti uomini e donne, motivo ci sarà. Quindi perché l'uomo vieta ciò che Dio ha permesso? Ma capite cosa voglio dire? Per cui noi dobbiamo cercare di comprendere, cercare di capire. Non siamo vincolati a giustificare ciò che non comprendiamo o ciò che viene interpretato davanti a noi. Però secondo me è importante dare a ciascuno il proprio spazio e il proprio tempo per rivalutare le idee. Ricordo bene, ma Lorenzo lo sa meglio di me, me lo insegna lui, che gli americani sono entrati in Afghanistan per portare la democrazia e togliere il burqa alle donne. Questi sono i due obiettivi principali. Dopo 20 anni sono andati fuori, non hanno portato la democrazia e le donne sono di nuovo con il burqa, solo che è peggiorata la situazione rispetto a quello che era prima. Non per giustificare oggi la società afghana, non per giustificare oggi la società afghana, ma per dire che quello che è stato in Afghanistan ci deve essere anche da lezione per noi, che certe società hanno bisogno del loro tempo. Noi non accettiamo il loro modo di comportarsi, il loro modo di agire, non comprendiamo, ma loro faranno i conti con il tempo, faranno i conti con il web, faranno i conti con internet, faranno i conti con internet, faranno i conti con le rivoluzioni, con le interruzioni, saranno fatti loro. Noi dobbiamo essere convinti che ogni popolo ha diritto all'autodeterminazione. Poi accettiamo, non accettiamo, comprendiamo, non comprendiamo, quello è un altro discorso. Per quello che secondo me è importante nel nostro mondo di oggi, non essere giudici gli uni contro gli altri con delle sentenze, perché poi che cosa succede? Lo diceva prima anche il cardinale, dall'ignoranza si arriva all'odio e l'odio poi genera una serie di altri processi che nella storia dell'umanità hanno fatto grandi disastri, ma senza tornare indietro basta guardare ai nostri giorni e quello che sta succedendo anche oggi. Quindi è importante affrontare queste tematiche, ma lasciare quel margine per cui dire beh, i musulmani in qualche modo sanno il fatto loro. Ultima cosa e chiudo. I musulmani tendono in qualche modo a resistere oggigiorno, perché si guarda a quel processo di secolarizzazione e globalizzazione come un male, dove alcune società sono state spogliate di tutto ciò che è religioso
e che per essere oggi moderni, postmoderni, come dire, capaci di interagire con i tempi nostrani, è bene mettere da parte la religione, escluderla totalmente dallo spazio pubblico, ma non solo quello. Oggi si mette in discussione l'esercizio della religione anche nello spazio privato. Per cui dobbiamo stare molto attenti a questo approccio, perché il rischio oggi è che ci facciamo del male da soli, semplicemente perché pensiamo di poter in qualche modo aggiustare secondo i nostri standard ciò che invece rappresenta semplicemente un'altra visione del mondo, un altro modo di concepire la società e un altro modo di concepire le relazioni. Detto questo, io comunque penso che questo libro sia ottimo per aiutarci a fare certe riflessioni, non necessariamente da delle risposte secche, ed è questo l'importante. Noi siamo chiamati a pensare, a riflettere, a valutare quello che abbiamo davanti senza necessariamente dare una sentenza e un giudizio secco. Ultimissima cosa, noi abbiamo bisogno, secondo me, di un'alleanza fra religiosi, non dico fra religioni, perché le religioni sono sistemi assoluti, portatori di una verità assoluta, ognuno giustamente al suo credo, ci mancherebbe, e deve essere così, dobbiamo essere ciascuno convinto di quella che è la sua identità religiosa, di quelli che sono i suoi contorni. Ma partendo da questo, come religiosi dobbiamo avere la capacità di tutelarci. Io lo dico come presidente dell'UCOI, come presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia: noi in diverse parti d'Italia, dove diverse amministrazioni comunali mettono in dubbio o addirittura vietano per legge la preghiera alle comunità islamiche, vietato pregare, vietato avere una moschea. Io sono il sindaco di questa città, vi prometto che finché sono sindaco qua nessuna moschea. Ma queste, insomma, andate sui giornali, andate a vedere il sindaco di Cantù, provincia di Como, cosa dice, vi posso fare tanti altri esempi. Noi, è stata la Chiesa cattolica a sostenerci in queste battaglie, e lo diciamo da riconoscenti, sono stati parroci locali, sono stati i vari vescovi che in qualche modo hanno seguito da vicino queste realtà e hanno capito che la preghiera è la preghiera di tutti, perché se oggi si vieta ai musulmani di pregare, chissà domani a chi tocca. Quindi oggigiorno noi abbiamo bisogno, secondo me, di una certa alleanza dove tutti quanti ci aiutiamo a tutelarci da quelle che sono le sfide di oggi. Grazie. Permettetemi solo, visto che sono stato chiamato come giornalista e sul libro c'è 100 pagine sull'Afghanistan, però ti vorrei, se possibile, correggere. No, gli americani sono entrati inizialmente con un progetto che era quello di uccidere Osama Bin Laden e far fuori Al-Qaeda, era un progetto puramente militare. Anzi, gli americani negli anni 80-90 avevano sostenuto i mujahideen che contro i sovietici riportavano il burqa, quindi paradossalmente erano più alleati degli elementi, diciamo, islamici che non degli altri. Poi le cose sono cambiate e lì ci stiamo dentro anche noi, perché c'è l'Europa, c'è la NATO, c'è tutta l'alleanza dei 50 e passa paesi che facevano, e lì ci sono dentro le NGO e tutto questo progetto di civilizzazione, tra virgolette, che poi ha portato a quello che ha portato. Comunque, è un inciso. Luisa voleva dire qualcosa, io ho finito nel mio ruolo. Siamo fuori tempo massimo. Sì, ma segnalo solo una segnalazione, la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, piazza Giovanni XXIII a Bologna, offre in autunno 3 incontri sui temi del libro dell'etica islamica, ovviamente li conduco io, ma con la partecipazione di tanti, l'11 ottobre, 18 ottobre, 25 ottobre, trovate all'uscita questo foglietto, chi fosse interessato a questo percorso, ovviamente invitato a prendere. L'altra cosa, un ricordo di Marcello Emiliani, mi hanno detto prima dell'inizio, questa grande docente,
anche questa grande accademica storica del Medio Oriente, ha insegnato tanti anni a Bologna, tanti anni a Forlì, ci ha lasciato oggi, ecco, conosce bene questa sala, è stata nel consiglio scientifico del Cabral, la Marcella Emiliani, quindi mi pare bello fare anche questo incontro che sia in sua memoria. Desidero solo fare uno spot finale. Le ultime parole di Yassin mi suggeriscono un ultimo spot. Le conclusioni a cui lui è arrivato come religioso sono esattamente quelle che si traggono dal libro di Lorenzo Cremonesi. Non ho capito, devo fare? Siamo d'accordo su tutto. Allora, grazie. C'è il firma libri da parte dell'autore. Grazie molto. La voglio anch'io una dedica. Ah, sì, grazie. Un attimo. Già con Don Sebastiano, se tu ce la fai tra le 11:30 e mezzogiorno, ma proprio una roba a 5 minuti, però qua Don Sebastiano.